Ciao ragazzi e bentornati. Anche oggi, come ogni settimana, nuovo video a tema Harry Potter. Qualche settimana fa vi ho parlato di questo volume qui, edito da Panini Comics, che si chiama Il manuale delle bacchette. Ne ho parlato molto approfonditamente nel video dedicato che trovate nelle schede, ma come saprete, io negli anni passati ho sempre recensito tutte le ultime uscite Panini Comics, che vedete qui accanto a me in parte. Ebbene ragazzi, il principe indiscusso di tutte queste uscite è sempre stato solo uno. Questo mega libro qui, dalla pagina allo schermo. Questo è un libro che non può mancare a nessuno, a nessun fan di Harry Potter può mancare questo libro completissimo, ma ragazzi, probabilmente da oggi abbiamo un nuovo principe, un libro altrettanto grande e altrettanto pieno di curiosità e di immagini totalmente inedite, che probabilmente bisognerà affiancarlo necessariamente almeno a questo volume qui. So per certo che questo è uno dei volumi più venduti in assoluto, uno di quelli che quasi tutti i fan potteriani hanno comprato, e ragazzi, anche questa nuova uscita, lasciatevelo dire, non potrete perdervela. Ebbene, eccola qui, in molti l'avranno già capito, anche se l'ho scritto nel titolo del video, ragazzi, si parla di questo bellissimo volumone, L'arte di Harry Potter. È un libro davvero enorme, guardate quanto è spesso, pesantissimo, è di una fattura davvero fuori dal comune. La qualità di questo libro è altissima, la qualità della stampa, ragazzi, altrettanto alta, e contiene una miriade di immagini esclusive, di immagini mai viste prima e di bozzetti, di elaborazioni grafiche, di disegni preparatori, ragazzi, c'è davvero un'infinità di roba e questo volume è diviso in capitoli. Ma prima di cominciare a parlare della suddivisione in capitoli di questo volume, ragazzi, vorrei porre un attimo l'attenzione alla copertina. È davvero magnifica, davvero molto molto bella nella sua semplicità, perché guardandola bene possiamo notare che è un bosco e attorno a questo bosco ci sono due elementi principali. Troviamo qui in alto il castello di Hogwarts e qui tra le parole Harry Potter ecco che troviamo la stazione del treno di Hogsmeade e troviamo anche il nostro Hogwarts Express. Così a prima vista potrebbe sembrare semplicemente uno sfondo verde, comunque un bosco, questo si capisce abbastanza bene e si nota anche Hogwarts, ma questo dettaglio qui in basso è quello che fa la differenza, perché davvero ci fa capire come questi bozzetti siano stati realizzati in maniera eccelsa, perché anche questo è un bozzetto preparatorio al primo film di Harry Potter e è stato per l'appunto utilizzato nella copertina di questo volume. E secondo me il connubio tra l'immagine di sfondo e il carattere tipografico molto particolare scelto per scrivere l'arte di Harry Potter è davvero una scelta azzeccatissima, davvero un'opera già di per sé questa copertina, un'opera degna di nota perché questo volume su uno scaffale si fa notare tra tutti. E poi anche sul retro, guardate che bella, troviamo questa scena che è tratta da Harry Potter e l'Ordine della Fenice, dove troviamo Fred e George sui manici di scopa che vanno via da Hogwarts. Anche questa un'immagine bellissima, tutte le immagini sono ad altissima definizione. Come vi stavo dicendo, all'interno troviamo una suddivisione in capitoli di questo libro, che adesso poi vi mostrerò meglio nel dettaglio. Ebbene, i capitoli di questo volume sono i seguenti. Il primo è dedicato al mondo magico, quindi troviamo Diagon Alley, troviamo la Gringotts, il mondo dei Babbani, troviamo Azkaban, tutti quei luoghi che abbiamo trovato all'interno dei film di Harry Potter. Invece il capitolo 2 è dedicato a maghi, streghe e babbani, quindi qui troviamo ad esempio i Dursley, troviamo tutti i professori di Hogwarts, troviamo gli studenti, troviamo anche i malandrini, il torneo tre maghi, l'ordine della Fenice, quindi tutti i vari personaggi. Nel capitolo 3 invece c'è un bel approfondimento molto sostanzioso sulle creature magiche, in questo caso anche i luoghi in cui si trovano le creature magiche, come ad esempio la Foresta Proibita o il Lago Nero di Hogwarts. Il capitolo 4 è invece dedicato agli oggetti magici, anche in questo caso tutto suddiviso per sottocategorie, come ad esempio il Quidditch, la pietra filosofale, il torneo tre maghi, i doni della morte, gli Horcrux, i tiri vispi Weasley,
troviamo davvero di tutto. E poi si finisce col capitolo 5, che invece è dedicato alla grafica. La grafica ha avuto un ruolo importantissimo all'interno dei film di Harry Potter, perché ogni etichetta di ogni pozione, ogni copertina di libro, qualsiasi cosa, ogni incarto di dolciume è stato pensato, elaborato graficamente, stampato e realizzato a mano. Quindi c'è stata una cura enorme in questi dettagli, in questi particolari. E la cosa che mi è molto piaciuta e che può tornare utile a chi magari si diletta nel fedatè è che all'interno di questo volume troviamo le riproduzioni di tantissime, una miriade di etichette di pozioni che possono tranquillamente essere copiate e poi stampate e messe attaccate sulle vostre boccette da tenere esposte in camera vostra. O ad esempio troviamo anche tutte le scatoline di tutti i vari dolciumi più famosi della saga di Harry Potter, ma anche tutte le copertine fronte e retro di tutti i volumi più famosi, come ad esempio quelli di Gilderoy Hallock. E ragazzi, c'è anche una sezione dedicata all'araldica all'interno del mondo di Harry Potter, quindi molto molto utile, ricca di informazioni, ma direi che adesso possiamo anche cominciare a sfogliare il nostro volume assieme. Ed ecco ragazzi che, aprendo il nostro volume, la prima immagine che ci accoglie è quella dell'ultimo ritratto di Albus Silente, che trovo assolutamente azzeccata qui in questa posizione iniziale. Poi andando avanti ecco che troviamo ad esempio questa immagine prima dell'indice con Harry che entra nello studio di Silente, e poi guardate che bella questa immagine vista dall'alto del castello di Hogwarts. È davvero bellissima, questa è tratta dal prigioniero di Azkaban, perché vediamo qui Sirius Black incatenato nella torre di Hogwarts. Poi andando avanti c'è una breve introduzione che ho letto ed è davvero molto interessante, ed ecco che qui si parla del mondo magico. Ma guardate quanto è bella anche questa illustrazione, e sono tutte illustrazioni, ragazzi, mai viste prima. E mi piace tantissimo lo stile di impaginazione che hanno utilizzato e soprattutto il fatto che abbiano messo queste didascalie in basso per orientarsi nella lettura. Ma adesso andiamo avanti, saltiamo qualche pagina e qui troviamo i cancelli di Hogwarts, e ancora più avanti troviamo questo che è il primo bozzetto in assoluto del castello di Hogwarts, e questa pagina invece si apre in due parti ed ecco che troviamo quest'altra bellissima illustrazione. Ragazzi, poi non so voi, ma io amo particolarmente queste immagini stampate su fondo nero, sono davvero molto suggestive. E poi ecco che andando avanti troviamo anche questa, che è una delle immagini che più mi ha sbalordito e che non rende minimamente vista attraverso uno schermo. Si tratta delle due vetrate più famose di Hogwarts, questa che è quella che troviamo nel bagno dei prefetti dove Harry aprirà l'uovo della prova del torneo tre maghi, e questa qui che invece troviamo nella scalinata che porta alla torre di divinazione. Ma continuando a sfogliare il nostro volume troviamo delle immagini bellissime relative all'aula di divinazione, e poi ragazzi questa che credo sia una delle immagini più belle contenute in questo libro. Ecco che troviamo i bozzetti della scena del funerale di Silente. Qui vediamo il corpo di Silente steso su una lastra di pietra con Hagrid e tutti i ragazzi e i professori attorno, e poi ecco qui l'isola con tutti i presenti al funerale, e al centro troviamo ancora la salma di Silente. Quindi probabilmente avrebbero voluto girare anche questa scena nel film, ma poi per qualche motivo inspiegabile è stata tolta. Ma andiamo ancora avanti ed ecco che ad esempio troviamo dei disegni di Hogsmeade che sono davvero bellissimi, e poi qui troviamo il platano picchiatore, ma è davvero pienissimo di tantissime immagini super interessanti. Qui troviamo Villa Conchiglia, qui troviamo la Tana, e poi ancora il Marchio Nero, la Coppa del Mondo di Quidditch, e poi si arriva ad un intero capitolo dedicato a maghi, streghe e babbani. Ma guardate anche in questo caso quanto è bella questa immagine con Hogwarts sullo sfondo ed Harry seduto qui vicino al lago con la sua scopa tra le gambe. È davvero molto molto bello, quindi qui ovviamente troviamo tantissime immagini e studi su tutti i vari personaggi, soprattutto anche sull'abbigliamento, ma sono davvero molto molto belli anche questi, assolutamente da leggere. Guardate quanto è figa questa scena che abbiamo visto anche nel film, di tutti i ragazzi che lasciano Hogwarts per andare a trascorrere le feste di Natale con le proprie famiglie. Ed ecco qui invece la parte dedicata alle creature, anche questa qua piena di immagini che io non avevo mai visto,
E ad esempio qui troviamo i Testral che si sono visti solamente molto avanti nella storia, qui troviamo le nostre sirene e ancora qui troviamo i folletti, Fiero Becco, è davvero completissimo, tutto un approfondimento sui vari draghi, guardate quanto è bella questa immagine che è contenuta qui all'interno del drago della prova del torneo Tre Maghi, davvero davvero molto molto bella. E poi vediamo ancora, ecco qui che passiamo agli artefatti, agli oggetti presenti nella saga, come ad esempio il boccino magico, oppure tutti i quadri, anche questi qua riportati benissimo all'interno del volume, c'è tutta una sezione dedicata con gli approfondimenti dei vari quadri, e poi anche tutta un'altra parte dedicata alla storia dei tre fratelli, perché questa è una di quelle cose che all'interno dei film hanno stupito un po' tutti, perché è una parte animata all'interno di un film live action, però inserito secondo me benissimo nel contesto. Abbiamo tutti gli Horcrux, abbiamo qui lo studio del diadema di Corvo Nero e questo busto che è anche apparso nei film. Poi ecco qui i vari altri Horcrux, il diario di Tom Riddle, la coppa di Tasso Rosso, che poi è stata effettivamente realizzata come il bozzetto originale. Non c'è praticamente alcuna differenza. Il medaglione, l'anello, qui uno studio sulle bacchette e poi, come vi dicevo, la parte relativa ai quadri. E qui ne troviamo anche tantissimi altri. Guardate quanto è bello questo. E poi c'è anche un quadro sul finire del volume che mi è piaciuto tantissimo, che è quello dedicato alla danza dei troll, che adesso vorrei mostrarvi, ma magari vi mostrerò più avanti quando lo incontreremo. Qui tutti gli altri artefatti relativi ai film, ce n'è davvero un'infinità, e poi la grafica. La grafica che all'interno del mondo di Harry Potter è davvero importantissima. Qui troviamo le copertine di diversi libri, come Storia della magia di Batilda Bat, ad esempio, oppure andando ancora avanti, ecco che ne troviamo tantissimi altri che forse neanche abbiamo mai visto all'interno dei film. E poi ecco qui ancora tantissimi altri volumi, ce n'è davvero di tutti i gusti, qui anche il libro Mostro dei Mostri e qui troviamo Pozioni avanzate, il libro del Principe Mezzosangue, con all'interno anche una foto degli appunti presi a mano dal Principe Mezzosangue e poi la copia dei racconti di Beedelbardo con delle pagine scritte addirittura in rune antiche. E poi ragazzi, tutta la parte dedicata alle varie pagine di giornali, a tutti i vari decreti, a tutti i documenti, ce n'è davvero di tutti i gusti. Qui abbiamo addirittura delle planimetrie intere, qui abbiamo anzi la cianografia della tana e qui anche quella della Gringot all'interno, quindi tutto nei minimi dettagli. Abbiamo anche diverse altre mappe, qui c'è l'araldica all'interno del mondo di Harry Potter, poi la coppa del mondo di Quidditch, tutti i vari incarti dei vari dolciumi, qui abbiamo la cioccorana, le gelatine tutti i gusti più uno, le api frizzole, ce n'è davvero di tutti i tipi ragazzi. Questa è una parte interessantissima soprattutto per chi appunto si dedica anche al fai da te e vuole realizzare delle cose potteriane. C'è anche una sezione dedicata alle insegne e una dedicata interamente alle etichette delle varie pozioni. Questo è il quadro che vi avevo menzionato prima, dove ci sono i troll danzanti. Ragazzi, quindi è davvero completissimo. Qui troviamo anche l'arazzo di Casa Black, ma davvero è un libro imperdibile. Ebbene ragazzi, penso di non dover aggiungere altro, questo volume parla praticamente da solo. Io vi consiglio assolutamente di non lasciarvelo sfuggire, qualora foste interessati troverete il link sotto in info box, perché come ben saprete i volumi di Panini Comics finiscono alla velocità della luce e poi bisogna attendere davvero parecchio quando si è fortunati per avere una ristampa. Quindi ragazzi, io assolutamente vi consiglio di prendere sia per completezza di collezione sia da affiancare al volume dalla pagina allo schermo, perché questo volume qui è pienissimo di cose da leggere, di informazioni relative alla produzione dei film, mentre questo volume qui è da mangiare con gli occhi, perché è pienissimo di immagini, come avete visto, interessantissime, e poi potete naturalmente leggere tutte le varie didascalie che sono altrettanto interessanti. Ragazzi, io a questo punto credo di avervi detto davvero tutto, devo solamente ringraziare Panini Comics per avermi fornito una copia di questo volume così da potervela mostrare. Io tornerò sicuramente prestissimo con nuovi
noi video a tema Harry Potter e anche Panini Comics, perché credo che vi mostrerò anche il terzo volume di Schermi Incantati, visto che in tantissimi me l'avete richiesto. Io vi consiglio, ragazzi, di attivare la campanella nel canale e di iscrivervi se non foste ancora iscritti. Arriveranno prestissimo tantissime altre novità. Io vi ringrazio tantissimo anche per come avete accolto la prima puntata di Potter News, è stato davvero un successo e quindi continuerà sicuramente qui sul canale il mese prossimo. E a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento prestissimo con un nuovo video. Ciao!